Buongiorno a tutti, здравствуйте, дорогие друзья, benvenuti nel modulo Lina отвечает, Lina risponde. Oggi faremo la nostra terza lezione. Io sono Lina Undina e vi ringrazio che mi guardate. Diciamo questa rubrica, se vedete il materiale che vi metto nei commenti, è scritta così: Voi спрашиваете, Lina отвечает. E ho deciso di farla con domande e risposte, diciamo le risposte alle vostre domande oppure e chiarimenti sulla lingua russa. Allora, quando non mi scrivete, quando non avete domande, io posso fare il materiale, diciamo, e diciamo spiegarvi certi concetti che trovo nei miei libri che mi è sempre piaciuto aprire e leggere, e adesso, diciamo, ho più tempo a dedicare a questa attività. Allora, la nostra lezione oggi sarà da tre punti. Il primo punto è sempre parliamo dell'accento in generale. Il primo punto è la distinzione delle forme grammaticali tramite la mobilità dell'accento, che sarà questa parte qua. La seconda parte, i principali modelli ritmici della parola russa, che sono i seguenti, sono 10 modelli ritmici della parola russa. E il terzo, diciamo, il terzo punto sarà chiedere l'opinione di altri. Qua vi ho scritto solo le 5, diciamo, frasi che sono soltanto in russo, invece la traduzione in italiano potete trovarla nel materiale. Allora, vediamo il nostro primo punto. Vi ringrazio che mi guardate, non dimenticate di iscrivervi al canale per poter scaricare il materiale che metto nei commenti e diciamo stamparvelo. E così, quando parleremo, potete mettere qualche nota sul foglio. Quelli di voi che ho i loro indirizzi li manderò via PDF. Se qualcuno vuole che io mando anche il PDF, mi potrebbe scrivere. Basta che mi scrivete solo. A me mi serve l'indirizzo mail e mi scrivete che siete interessati a ricevere le cose di Lina Tvicetili oppure Lina risponde le domande sulla lingua russa e allora io vi aggiungo nell'elenco e vi manderò le mail con link del video diciamo registrato su YouTube. Allora possiamo incominciare dal primo punto. Allora, la distinzione delle forme grammaticali tramite la mobilità dell'accento. Vediamo la prima parola che è dom. Dom, qua sono, diciamo, le parole che sono in nominativo, che vuol dire именительное падеж. Questo è genitivo singolare, questo è nominativo plurale. Genitivo singolare in russo è родительный падеж, единственное число, и nominativo именительный падеж, множественное число, che è plurale. Allora, vediamo adesso dom. Dom vuol dire la casa. Ma quando, diciamo, abbiamo l'accento e che è fatto così, doma, vuole dire della casa. E quando diciamo doma, dama, vuol dire le case. Ecco qua, quando le sentite dovete sapere per poterle distinguere. Allora, la seconda, diciamo, parole, diela. Diela che vuol dire l'affare. Diela, della fare. Diela, gli affari. Acno vuol dire la finestra. Akna vuol dire della finestra, okna vuol dire le finestre. E l'ultima parola per oggi è ruka, la mano, ruki, della mano, ruki, le mani. Ok, esercitatevi la pronuncia a casa con queste parole che vi ho segnalato.
Imparateli così come sono e quando le incontrate sapreste anche tradurle giustamente. Allora, vediamo adesso quali sono i principali modelli ritmici della parola russa. Diciamo, in questo libro che leggo io è della fonetica a livello avanzato, che spiega quali sono questi, diciamo, un po' vi spiego che, come l'hanno spiegato. Allora, cominciamo con la prima che è on, che vuol dire non è tu questo, è già è la on, vuol dire Ellie. Ah, scusate, no, questo tu è un'altra cosa, aspettate, ho sbagliato io. Allora, on, siccome è monosillaba, non c'è l'accento, ma qua diciamo hanno messo per dire che l'unica sillaba, allora cade su quella. Allora, questo trattino che sta sopra come un accento, diciamo non è un accento, ma segnala le sillabe della parola. Questa è una sillaba e qua c'è sopra c'è l'accento, perché è l'unica, allora on. Da solito quando c'è monosillaba non mettono gli accenti, questo è risaputo. Ma questo è per farvi vedere come corrispondono le parole in italiano. Diciamo, se diciamo la parola in italiano che è da monosillaba sarebbe un tu. Questo è di una sillaba. Di due sillabe è questa qua che è, e qua non sono che corrispondono alle sillabe, ma devono corrispondere anche gli accenti che ci abbiano nella parola, diciamo in italiano, poi lo vedremo qua. Per esempio qua è doma, qua sono due sillabe su o e su a, e qua c'è l'accento su o che è doma, perché si pronuncia anche a o. Invece in italiano la parola che è bisillaba è dopo, con l'accento su primo o. Ok? Poi andiamo a vedere la terza struttura, ana. Anche qua c'è la una sillaba, due sillabe, ok? Ana, accento è su a. Invece queste due sillabe, però l'accento sulla seconda, la stessa, la struttura corrisponde. Ok, quarta struttura, холодно, sono tre sillabe, uno, due, tre, e qua c'è l'accento. Allora, come qua? Tavolo, la stessa struttura. Allora, работа, uno, due, tre, e qua ci abbiamo l'accento sulla seconda. Finestra, la stessa struttura. Andiamo a vedere qua la parola карандаш. Qua abbiamo l'accento sull'ultima, verità sull'ultima, ok? Andiamo a vedere qua товарищи, 1, 2, 3, 4 sillabe. Possiedono, 1, 2, 3, 4, questo IE, non so se in italiano è valido IE come diciamo una sillaba, se fosse in diciamo lingue slave si dividerebbe in due sillabe, questo va bene, l'hanno dato così e sarebbe giusto. Товарищи possiedono, siccome qua sulla seconda praticamente cade l'accento, possiedono. Ok, ottava è istituti, istituti, lo stesso posto, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e qua cade lo stesso accento su U, istituti, istituti. Перевадит, che è praticamente 1, 2, 3, 4 e cade dall'ultima, perché questa non conta come vocale. Allora qua l'hanno fatto interverrò, con la stessa diciamo struttura. E l'ultima struttura che è decima è упражнение. L'accento cade sulla terz'ultima, visitandolo, la stessa cosa. Ok, queste erano le 10 strutture che corrispondono anche con i loro corrisposti in italiano. Allora, andiamo a vedere
Che cosa hai scritto? Mentre tuttavia le analoghe parole italiane trisillabe, tronchi, quadrisillabe e di cinque e più sillabe hanno anche uno o più accenti secondari, le parole russe, in forza della riduzione delle vocali atone, hanno solo accento primario. Poi si vede che non è solo primario perché c'è anche un accento secondario, per esempio nelle parole che sono composte, in russo ci sono parole che vanno composte da due parole, per esempio железнодорожный, che vuol dire ferroviario, da железа, che vuol dire ferro, e da дорога, che vuol dire la strada. E lì in questa parola, per esempio, железнодорожный, ci sono due accenti, ma di questo parleremo più in avanti se ci capiterà di incontrare, cioè praticamente uno degli accenti è primario e il secondo sarebbe il secondario. Ok, andiamo a vedere adesso, chiedere l'opinione di altri, quali sono le espressioni per chiedere, diciamo, l'opinione. Allora, la prima domanda è che cosa ne pensa, in italiano, che in russo è così. Что вы об этом думаете? Что вы об этом думаете? Queste, diciamo, espressioni è meglio che uno se li impara a memoria e quando arriverà il momento di chiedere può fare queste domande, così vi vengono anche automaticamente. Allora, la seconda domanda è: qual è il suo parere? Каково ваше мнение? Каково ваше мнение? Qua tutti sono voi e ваше con una maiuscola perché si tratta che vi rivolgete a qualcuno magari che non conoscete e chiedete l'opinione, ok? Allora, la terza domanda è: credi che vada bene? Voi думаете, что все нормально? Все нормально, oppure все в порядке, che tutto è in ordine. Voi думаете, что все нормально? L'ultima, lei, quarta, lei è d'accordo su questo punto? Voi siete согласны? Voi siete согласны? E l'ultima frase, che è un po' più lunga, vi preghiamo di comunicarci al più presto le vostre opinioni in merito. Мы просим вас, как можно скорее, сообщить нам ваше мнение по этому поводу. Ok? E un'altra volta la lettura delle frasi. Что вы об этом думаете? Каково ваше мнение? Вы думаете, что все нормально? Вы с этим согласны? Мы просим вас как можно скорее сообщить нам ваше мнение по этому поводу. Allora, vi ringrazio per l'attenzione, spasibo vam для ваше внимание. И не забывайте, non dimenticate, оставайтесь дома. Пожалуйста. До свидания, до следующего раза.